Torniamo in diretta, ecco, entriamo nella terza ora di Fate i Bravi. Abbiamo chiacchierato questa mattina con già tante persone, va detto, con le amiche del Risto Teatro Symposium, con il grande cantautore Ettore Giuradei, con gli Upapun. Tra poco, alla fine della puntata, parleremo ancora di musica invece con gli Universo Parallelo, ma adesso ci ritagliamo uno spazio dedicato alla letteratura con una scrittrice che torna a trovarci e che si chiama Maddalena Lonati. Buongiorno. Ciao Alex. Allora, quanto tempo è passato dall'ultima volta che sei venuta qui? Ma poco, sono venuta recentemente, abbiamo parlato dell'ultimo libro uscito, che è appunto L'Apostolo Sciagurato, che è stato pubblicato e distribuito a novembre. Questo Apostolo Sciagurato che io invito chiaramente gli ascoltatori a procurarsi, in che modo intanto? Allora, L'Apostolo Sciagurato si trova facilmente in moltissime librerie perché è distribuito da Messaggeri e Libri. Se i librai non dovessero averlo, possono appunto procurarselo ordinandolo molto facilmente. In alternativa, per chi preferisse, si può acquistare anche in internet su tutti i principali siti di vendita online, tipo BS, Ball, Webster, eccetera. Ecco, io devo dire, lo consiglio perché l'ho letto molto volentieri. Si tratta di un libro a capitoli, tra virgolette, a racconti diversi, quindi anche piacevolissimo da leggere perché è disimpegnativo, no? Nel senso che il primo racconto si collega poi con l'ultimo e poi li collega a tutti, però sì, li collega tutti, fondamentalmente perché sono indipendenti, no, questi sì, racconti. Sì, sono finiti e compiuti in se stessi, proprio perché ci sono queste due strutture, una verticale che rende ogni racconto compiuto e finito in se stesso e una orizzontale che invece li collega tutti fra di loro per il tema comune e per il fatto che tutti sono nati da questa particolare relazione erotica cerebrale fra i due protagonisti. Ecco, nell'attesa del prossimo romanzo, il terzo di Maddalena Lonati, che uscirà a giugno, esatto, ti inviterò direttamente qui per parlarne, abbiamo deciso di rinvitarla perché nel frattempo ho avuto il piacere di leggere invece il primo romanzo di Maddalena Lonati, ovvero Decadent Doll, che è del 2008, quindi sono passati 2-3 anni quasi ormai da questo primo romanzo e devo dire che, lo confesso anche agli ascoltatori, è stato un pochino più duro da digerire per quanto mi riguarda questo libro rispetto all'Apostolo Sciagurato che ho letto invece in agilità, perché davvero è molto molto particolare. Intanto già la costruzione narrativa è particolare, perché comunque non è neanche temporale, non è cronologica, no, rispetto agli avvenimenti. E poi la protagonista di questo romanzo, che parla in prima persona, va detto che insomma è abbastanza dura da mandare giù, perché ne combina un po' di tutti i colori, e mentre naturalmente fondamentalmente il libro parla del suo del suo andare da questo psicologo, da questo psichiatra, si vanno a esaminare anche tutte le sue esperienze e le sue, diciamo così, i suoi esperimenti con l'essere umano, perché lei fa tante cose anche opinabili dal punto di vista sociale o etico, però lo fa per studiare gli altri senza riuscire a capire se stessa, evidentemente. Sì, a livello veramente di studio, di osservazione attenta, analitica di tutte le persone che la circondano. Allora, è difficilissimo da illustrare, è un romanzo di cui è difficile parlare, ma cercheremo comunque di farlo, abbiamo un paio di blocchi a disposizione farlo. Prima però volevo capire, visto che è il romanzo d'esordio, da cosa nasce? Perché io credo che il romanzo d'esordio, solitamente quando uno comincia a scrivere, scrive e cerca di essere magari il più semplice possibile, anche a volte banale nell'esordio. Invece qua, ragazzi, siamo veramente di fronte a un lavoro che è tutt'altro che banale e tutt'altro che semplice. Quindi sì, è volevo stato capire molto lungo e molto impegnativo come lavoro, decisamente. Innanzitutto c'è stata una lunghissima fase di ricerca per prepararmi bene sull'argomento, proprio perché affronto prevalentemente delle tematiche che riguardano la sfera psicologica. E quindi, sebbene questo sia sempre stato uno dei miei interessi, l'ho approfondito il più possibile. E poi ho fatto delle lunghe ricerche anche per quanto riguardava varie tematiche molto dure che ho affrontato durante la narrazione, quale ad esempio quelle dell'escorting piuttosto che del sadomaso o dell'uso della cocaina. Esatto, perché questa protagonista tenta tutte queste strade, a un certo punto si dà la cocaina, ma soprattutto tenta queste strade del sadomaso, di fare questa la dominatrice, diciamo così, e poi appunto fa anche l'escort, che mi sembra un tema poi di straordinaria attualità. Non è assolutamente attuale. Tu l'hai scritto tre anni fa, ma l'ho scritto tempo fa, è tornato molto alla ribalta, va detto che per gli ultimi eventi. Tutte queste strade le tenta, lo ripetiamo, non per un piacere personale, che anzi non prova. No, non lo prova mai. La protagonista non prova.
prova mai piacere, ma semplicemente come esperimento sugli esseri umani. Allora, non vorrei farti questa domanda in modo equivoco, però quanto di tuo c'è in questa protagonista? Non che tu abbia fatto la escort o il sadomaso, ovviamente, però quanto di tuo nel senso di ricerca sugli esseri umani c'è? Nella Lucrezia si chiama, sì, no? Sì, Lucrezia la protagonista. C'è sicuramente, come accennavo, questo mio forte interesse per la psicologia, quindi cercare di capire quali possano essere i meccanismi psicologici delle persone e perché arrivino a compiere determinate scelte, quindi il fatto di non vedere solo il prodotto finale, ciò che accade, ma ciò che sta dietro e che ha indotto le persone ad arrivare a un certo punto a questo tipo di cammino. Quindi sì, da questo punto di vista coincide abbastanza l'atteggiamento di Lucrezia con il mio, poi ovviamente per strade diverse, le sue molto più estreme, molto più articolate, fortunatamente non mi riguardano, però sì, questo indubbiamente. Tra l'altro ci sono anche altre caratteristiche abbastanza simili alle mie che io l'ho voluto conferire un po' per giocare fra questi piani, fra la realtà e la fantasia. Ad esempio Lucrezia ha una grande passione per i gioielli d'epoca, che come sai ne avevamo parlato l'altra volta, anche a me interessano molto. Perché incontra un gioielliere a un certo punto, sì, no? Sì, se sì. Non sbaglio. Perché appunto io studio gioielli d'epoca da molto tempo e tra l'altro scrivo anche una rubrica a questo proposito e vado a parlarne anche in varie trasmissioni sia radiofoniche che televisive. Quindi sì, qualche caratteristica c'è, perché è bello anche giocare mentre si crea, quindi questo sicuramente. Ma assolutamente sì, e peraltro lo dicevamo, Lucrezia fa questo percorso molto complesso, inventandosi anche delle identità diverse, inventando delle storie su personaggi immaginari, perché con la sua famiglia lei si inventa questi fidanzati che poi in realtà non esistono. Sì, crea proprio delle dimensioni parallele nelle quali andare a rifugiarsi perché rifiuta la realtà. Tutto questo nasce poi forse o forse no da questo trauma iniziale, perché lei praticamente il primo rapporto sessuale ce l'ha veramente fugace con un tizio che la prende e poi se ne va e non lo vede mai più, e poi a un certo punto però del libro c'è un rapporto diverso da tutti gli altri con un uomo, diciamo, sì, così, del quale insomma in qualche modo si innamora a modo suo, però anche qui, perché sì, certo, c'è un con conflitto. I suoi parametri che sono un po' particolari sicuramente, però questa persona l'aiuta moltissimo a riappropriarsi della realtà e della normalità della vita, tutte cose che lei non ha mai sperimentato, non ha mai conosciuto, le ha proprio completamente bypassate, e quindi inizia invece ad apprezzare queste piccole cose e avvicinarsi a una dimensione molto più comune, forse più banale, non così intrigante come tutte quelle che le aveva creato, ma indubbiamente più vivibile. Anche perché, lo dicevamo all'inizio, Lucrezia ha questa affannosa ricerca, vuole fare questa affannosa ricerca sull'essere umano, vuole capire gli altri meccanismi, ma non capisce se stessa, e questo forse è il problema iniziale, vero, no? Sì, il problema sicuramente è questo, che lei si pone delle domande, cerca delle risposte, ma non le trova mai, quindi le cerca negli ambiti più disparati, più estremi, ma senza mai risolvere le sue problematiche. Le persone per lei diventano un po' tipo delle cavie da laboratorio, certo, assolutamente da analizzare, però non riesce a riversare poi su se stessa la stessa attenzione che potrebbe portarla a comprendere i suoi meccanismi psicologici. Quindi c'è un esteriorizzare tutto ciò, ma senza mai riuscire a trovare delle soluzioni. Chi l'aiuta non è solamente quest'uomo, ma ovviamente anche lo psichiatra. Chiaro. Questo indubbiamente. Il problema è che anche in questo caso lei ha un rapporto molto conflittuale con lo psichiatra. Perché cerca di esaminare anche lui, esatto. E questo è il bello, perché lei cerca di esaminare anche lo psichiatra che la sta esaminando. Sì. Quindi c'è questa. Sì, sì. Perché è anche molto arrogante come personaggio, volutamente l'ho creato in questo modo. È un personaggio estremamente intelligente, ma anche molto arrogante, molto supponente. Quindi è lei che desidera analizzare lo psichiatra e in questo modo ovviamente non può funzionare. È tutta mattina che ho una cosa nell'occhio, quindi non badare se ogni tanto cerco di tirarla vedo fuori, che non so cosa sia. Comunque, e tutto questo parte, come ogni buon psicologo o psichiatra ci direbbe, dall'infanzia, perché poi si scopre durante la lettura che Lucrezia ha avuto questa infanzia piuttosto difficile, solitaria e marginata, no? Sì, molto solitaria.
Un po' anche per sua scelta, non è mai riuscita a interagire realmente, si è portata dietro negli anni questo tipo di problema, questo tipo di impostazione con gli altri. Ovviamente nel tempo le sue problematiche sono peggiorate, sono deteriorate, sino a portarla a questi esiti così eclatanti. Beh, in questo c'è molto di scientifico, perché a volte può sembrare banale, però è davvero scientificamente provato che è l'infanzia fondamentalmente la parte della nostra vita che poi tendenzialmente può influenzare anche tutto il resto della vita. Perché sai, a volte gli psichiatri, gli psicologi ci fanno tirare fuori i nostri ricordi di bambino e noi sembra una cosa anche banale, no? Anche quando la vediamo nei film. Sì, è vero, in realtà purtroppo è fondamentale, perché l'infanzia è quella fase in cui siamo una sorta di libro bianco sul quale si scrive, e le cose che sono scritte ci restano per tutta la vita, quindi davvero possono succedere delle cose che ci influenzano poi per sempre. In questo il tuo libro fa un esame che è assolutamente scientifico, anche di Lucrezia, no? Sì, infatti, come ti ripeto, io ho voluto cercare di essere il più credibile possibile, quindi ho cercato sempre di dare delle spiegazioni plausibili e realistiche, studiando proprio dei testi di psicologia per capire esattamente quali possano essere i meccanismi. Volevo che risultasse una sorta di confessione questo libro, nel senso che la protagonista narra tutto ciò che le è accaduto, narra tutta la sua vita come se la stesse confidando al lettore. È una sorta proprio di confessione. Anche per questo io ho desiderato scriverlo in prima persona, perché mi ha permesso di calarmi più profondamente nel ruolo. È come se io fossi stata una sorta di attrice che si stesse preparando a interpretare la parte e quindi dovesse credere in quello che stava accadendo, così da vivere più intensamente le sue sensazioni e farle un po' mie per trasmetterle meglio al lettore. Beh, infatti tutto il libro è visto fondamentalmente con gli occhi di Lucrezia. Esatto. Ad eccezione di queste isole, di questo narratore strano che ogni tanto interrompe la lettura. Sì, la voce esterna, la voce narrante. E quest'idea che è molto bella, com'è ti è venuta? Perché secondo me dà quel qualcosa in più al libro, questa voce narrante. Sì, mi è piaciuto molto creare questa sorta di personaggio non personaggio, proprio perché è semplicemente una voce narrante, non è un personaggio reale. E questo perché volevo mettere in conflitto Lucrezia con qualcun altro, qualcuno che potesse finalmente tenerle testa, visto che tutti gli altri in fondo soccombono davanti alla sua personalità così intrigante, così affascinante, sono sempre manipolati da lei. Volevo che la voce narrante, la voce fuori campo, fosse altrettanto forte e potesse in qualche modo infastidirla. Infatti a un certo punto ci sono proprio dei battibecchi virtuali tra loro due. È vero, e poi c'è questa cosa anche molto presuntuosa, secondo me, di questa voce narrante, e che a un certo punto, o spesso durante il libro, dice che i personaggi di un libro vivono e muoiono tra le pagine di un libro, dopodiché vengono dimenticati dal lettore. Sì. E lui invece vorrebbe che questo fosse un libro diverso in tal senso, no? Sì, c'è questa ambizione. Però è carina, secondo me, perché appunto perché non sei tu a dirlo, ma è questo personaggio esterno. Che insiste su questo fatto, come se Lucrezia dovesse in qualche modo, nostro malgrado, entrare a far parte della nostra vita. Io sinceramente un po' sì, un po' è entrata a far parte della mia vita, perché è sicuramente un personaggio molto forte da quel punto di vista, anche se ti devo dire la verità, però dopo ti chiederò anche un riscontro oggettivo di chi l'ha letto oltre a me, però io durante tutto il libro hai sempre questa speranza che si salvi questa ragazza, no? Che veramente la vedi come un personaggio sì interessante, sì affascinante, sì intelligente, però ammalata, e quindi speri che guarisca. Sì, infatti non possiamo ovviamente rivelare quale sia finale del libro, questo indubbiamente, però anche lì ho cercato di creare un finale a sorpresa. Perché come al solito a me piace giocare un po' con il lettore, quindi ho voluto destabilizzarlo sul finale. E ti posso assicurare che il finale è assolutamente, non lo puoi scoprire durante la lettura, ecco perché ti dico, durante la lettura tu tifi per lei, speri certo. Che guarisca, ma sai perfettamente che nel finale potrebbe accadere qualsiasi cosa, noi non diciamo cosa accade, però effettivamente anche per questo è un libro molto piacevole, perché potrebbe arrivare ovunque. Sì. E quindi tu fino all'ultimo resti in sospeso, ripeto, tifando magari per la protagonista, io tifavo anche per lo psicologo ogni tanto, per lo psichiatra, perché poverino, anche lui subiva. Anche lui subiva, è vero. Questo personaggio, e tanti in questo libro, ci sono tanti personaggi coinvolti che subiscono. A volte piacevolmente, perché evidentemente a qualcuno piace subire. Sì, però vengono proprio manipolati. Completamente. Allora, io vorrei poi, fra poco andiamo in pubblicità, poi rientriamo, e vorrei entrare nella parte un pochino più delicata, più hard del libro.